Salve, sono Andrea Cardinale e vi parlo dagli studi di Foggia TV. Come avete notato dalla sigla, ci stiamo interessando dello sportello del consumatore, su autorizzazione della Regione Puglia. Voglio ricordarvi che la sede è in Foggia, a Corso Garibaldi 95, e che riceviamo ogni martedì e mercoledì nel pomeriggio, praticamente fino alla sera, dalle 16.30 alle 20.30. E vi diamo assistenza su tutti gli argomenti inerenti al codice del consumo, cioè i problemi dei consumatori. Adesso cominciamo con la parte ordinaria, vi do un po' di notizie che ho stralciato dalle varie fonti di stampa che riguardano in particolare noi consumatori. Parliamo innanzitutto di luce e gas, vediamo che cos'è. Ogni famiglia italiana paga oggi 780 euro in più all'anno per le forniture di luce e gas, rispetto al 2011. Nonostante il peso di imposte e oneri di sistema sulle bollette si sia ridotto fino al 34,7%. I dati emergono da una ricerca condotta dal Centro Ricerche Studi di Alma Laboris Business School, praticamente una società specializzata in master e corsi di alta formazione e specializzazione per professionisti, che ha analizzato l'andamento del mercato energetico e le ripercussioni stesse sugli utenti. Nel 2011 una famiglia del mercato tutelato, sapete che c'è il mercato libero e il mercato tutelato, quelli del mercato tutelato, spendeva in media a fine anno 1.622. Attenzione alle medie, vi ho sempre detto, questa è giusto una media tra chi aveva una camera, chi ne aveva tre, chi teneva l'elettricità, le stufe sempre accese e chi no, però diciamo in media 1.622 e per le forniture di luce e gas. La spesa è salita da 1.622 a 1.751 nel 2021, più 139 euro, e questo è ancora poco. Nel confronto 2011-2021, cioè nel decennio, le tariffe dell'elettricità hanno subito aumenti per 186 euro, diciamo che in 10 anni è ancora poco, e mentre quelle per il gas hanno registrato una riduzione addirittura in 10 anni pari a 47 euro a famiglia, sempre abbiamo detto è una media. La situazione cambia sensibilmente da quando è scoppiato quello che è scoppiato tra la fine del 21, ma soprattutto nel 1922, a causa dei forti rincari dei prezzi energetici. Negli ultimi mesi, soprattutto in base alle ultime tariffe, a fine anno una famiglia di tipo si ritroverà a spendere un totale di 760 euro in più rispetto al 2011. Praticamente abbiamo quasi raddoppiato il costo, infatti le continue telefonate che ci pervengono allo studio ci raccontano di bollette che per un cittadino medio erano stratosferiche, gente abituata a pagare 100, 120, 150 euro che si ritrova con bollette di 250, 300, 350 euro e così via, chi pagava 300 euro ne paga 600. Sia per il gas sia per quanto riguarda l'energia elettrica. Quindi l'ARERA, che è la società che controlla appunto i vari prezzi e stabilisce anche le quotazioni di mercato per quanto riguarda il mercato tutelato, ha comunicato l'aggiornamento tariffario di elettricità e gas valida per il prossimo trimestre. E per la prima volta da oltre un anno le bollette registrano un calo del meno 10% della luce e meno 10,25% della luce e meno 10% per il gas. Molto poco, perché dopo aver avuto un aumento dell'80% abbiamo una riduzione rispetto al 180 del 10%, quindi alla fine chi ha avuto 300 si può aspettare 200-250, comunque altissimo rispetto ai 100 euro che si pagavano prima. Una riduzione quindi che secondo tutte le associazioni dei consumatori è ridicola, pur
pur dando atto al governo di aver fatto una cosa che non si vedeva da anni, cioè aver tolto tutte le accise, tutte le tasse. Vi ricordate, c'erano i contributi sulle paleoliche, c'erano i contributi sulle cadute sui terremoti, sulle cadute delle dighe, e hanno tolto tutte queste accise, hanno tolto tutte le questioni. Ciò nonostante è proprio la materia prima che corre a tutto gas. Speriamo che nei prossimi mesi si possa stare meglio. Intanto, per quanto riguarda i climatizzatori, avremo l'impegno a tenerli non al di sotto dei 25 gradi, quindi un po' risparmiare noi, un po' il governo sta girando, come si dice, l'Africa, per non dire il mondo, in cerca di fonti alternative al gas russo. Adesso vogliamo parlare di un'altra piaga, è una piaga che riguarda anche la città di Foggia, il gioco d'azzardo. Continua l'impegno di tutte le associazioni dei consumatori per contrastare il gioco d'azzardo patologico. Come si fa poi a vedere se è patologico o fisiologico? Non lo so, perché è una situazione che cambia da persona a persona. Noi vediamo troppi punti di gioco d'azzardo pieni completamente, non solo di giovani, di ribaldi giovani che si aggirano da quelle parti, ma anche in tutti i tabacchini una folla continua di persone che vanno a giocare, e dall'aspetto si vede anche che siano persone piuttosto di origine o di stato modesto economicamente, ma che buttano dentro queste straordinarie macchinette un botto di denaro, e poi naturalmente a fine mese non ce la fanno. C'è questo tentativo da parte delle associazioni dei consumatori, sono visti a Roma, sono visti in varie città d'Italia, a Bari, per vedere di trovare dei rimedi a questo brutto male che porta in default tutte le famiglie, molte famiglie italiane, anche direi quasi soprattutto di ceto medio-basso, con conseguenze sociali che potete immaginare. Andiamo a parlare di rallentamenti sul Covid, rallentamenti delle restrizioni. Quindi una novità in arrivo per quanto riguarda il Green Pass. Allora, il Green Pass da 1 maggio, in base al decreto riaperture, finisce l'era della certificazione verde. L'obbligo di Super Green Pass, vaccinazione completa con il booster, praticamente cioè di 3 dosi, resterà in vigore per tutto il personale medico, paramedico, amministrativo, degli ospedali, strutture mediche e case e cliniche private e case di ricovero per anziani. Cadono le ultime restrizioni su viaggi. Dopo il trasporto locale, anche su aerei, navi, treni e pullman a lunga percorrenza non sarà più chiesto che il certificato verde, neanche quello base, cioè quello soltanto su due dosi di prima e seconda dose, non col booster. Libero accesso anche a teatri, cinema, concerti all'aperto e al chiuso. Stop ad ogni tipo di Green Pass anche in discoteca. Hotel, mostre e fiere, chiunque potrà entrare senza Green Pass. 1 maggio. Allora, lo stesso vale per palestre, SPA, piscine al chiuso, sale convegni e congressi. Niente limiti neanche per matrimoni, battesimi e altre feste religiose. Che la Madonna ci accompagni. Passiamo avanti. I pescatori danno una mano molto spesso a pulire i mari. Li chiamiamo gli spazzini del mare. È un progetto di Federagripesca e Confcooperative. Lo scorso 11 aprile si è tenuta la giornata nazionale del mare e da Federagripesca, Confcooperative, arrivano stime che devono farci aprire gli occhi riguardo l'impatto dell'inquinamento sul mare. Se i pescatori italiani ogni giorno riportassero a terra tutti i rifiuti che trovano insieme al pesce impigliati nelle reti, potrebbero ripulire il Mediterraneo in 10 anni, eliminando 30.000 tonnellate di rifiuti.
Da qui la volontà di creare quindi una filiera del rifiuto che sia in grado di mettere a regime un'attività quotidiana al momento su base volontaria e a totale carico dei pescatori. Se fosse con una mano da parte dello Stato, certamente avremmo dei grandissimi vantaggi, perché è tutto lavoro in più per i pescatori. Andiamo alla giornata della Terra e alla Legambiente. Legambiente lancia 10 impegni per il pianeta, divisi a metà fra l'azione richiesta al governo e l'impegno dei cittadini. In vista della giornata mondiale della Terra del 22 aprile, quindi dopodomani, Legambiente vuole rispondere all'appello con 10 azioni. Queste 10 azioni importanti che vengono indicate, ne troverete 5 a debito a carico dei cittadini e 5 a carico delle attività pubbliche dello Stato, degli enti pubblici. Vi potete sintonizzare, potete cercare i particolari sul sito appunto di Legambiente. Dice che Foggia è la terra della quarta mafia e stranamente nella terra della quarta mafia non ci saranno più le promesse più maggiori, il promesso maggior numero di telecamere. Continua a tenere banco in provincia di Foggia la vicenda dei 35 comuni, fra cui Foggia San Severo, non ammessi al finanziamento statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. Sapete la storia della videosorveglianza a Foggia? È molto lunga, ha avuto dei risvolti anche molto spiacevole negli ultimi tempi, e tutti quanti quelli che non hanno niente da nascondere non potevano che aver piacere della presenza di rassicuranti telecamere per la città. Addirittura era venuta la ministra Luciana Lamorgese, che aveva rimarcato come sarebbero stati fondamentali per la capitanata i sistemi di videosorveglianza ad alta definizione. Due sono le cose: o è sbagliato il bando di finanziamento o è sbagliata la domanda che ha fatto il comune di partecipazione al bando. Dobbiamo sapere come uscire da questa situazione, perché era la speranza della scorsa amministrazione, era stata confermata da questa amministrazione commissariale, ma noi non abbiamo visto risultati né nel primo caso né nel secondo. Qualcuno si occupi di questo problema e cerchi di risolverlo. C'è un bambino che ha mangiato un ovetto Kinder e si è ammalato di salmonella. Primo caso in Italia. Un 12enne di Ravenna, ricoverato per salmonellosi dopo aver mangiato un ovetto Kinder, e in ASS stanno, hanno sequestrato il prodotto, tutta la filiera, e siamo in attesa di approfondimenti e di analisi per capire dove sta la responsabilità. Naturalmente la Kinder Ferrero è a disposizione. Oh, vi ricordate la famosa pubblicità dell'inizio degli anni 90 che fissava a 10 il numero dei morsi necessari per gustarsi un intero gelato? Bene, oggi potete scordarvi un piacere così lungo. Basta infatti prestare un minimo di attenzione a tutti i prodotti che sono in vendita sugli scaffali dei supermercati per accorgersi che ciò che acquistano sta rimpicciolendo, cioè... Ci sono due modi per alzare i prezzi. Uno è alzare il prezzo che sta scritto sulla busta, ma questo è poco simpatico dal punto di vista dei commercianti, perché il cittadino, il consumatore, vede il prezzo e dice: ma come, è aumentato, era 1000, era 1 euro, è 1 euro e 20, era 2 euro, è 2 euro e 40. C'è un altro trucco più subdolo, che è quello che si sta verificando, che è lasciare il prezzo invariato, ma ridurre la quantità dentro la confezione. E questa è una situazione che abbiamo segnalato al governo perché ci sia una regolamentazione su questo argomento, cosa che finora non c'è stata, e non c'è stata in maniera chiara, perché c'è qualche piccola norma, però sono norme che si prestano ad interpretazioni per cui poi alla fine hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno. A Bari c'è un furbetto che avrebbe abbandonato rifiuti fra gli ulivi in località Parco di Tucci, alla periferia di Monopoli, ridente cittadina a sud di Bari.
ma è stato subito identificato perché il furbetto non era poi tanto furbo. Infatti insieme all'immondizia aveva lasciato anche qualche cedolino di stipendio. Da quel cedolino di stipendio è scattata la ricerca e avrebbero individuato il personaggio e le sanzioni amministrative rimarranno ben impresse nella memoria del trasgressore che ha deciso di abbandonare i rifiuti all'ombra di alberi secolari del nostro territorio. Con questo per questa settimana abbiamo concluso, vi do appuntamento alla settimana prossima, buon fine settimana, grazie.